Dunque, le grandi aziende che offrono servizi VPN, quali NordVPN, Surfshark, HideMe, ExpressVPN, stanno lasciando l'India, dove hanno dei server che vengono utilizzati dai loro utenti per apparire come se si fossero collegati dall'India. Ora, perché queste aziende stanno lasciando l'India? O meglio, perché queste aziende stanno staccando i loro server indiani? Tutto questo parte da una nuova legge che c'è in India. Per scoprirne di più, continuate a guardare questo video. Sigla! You can one of the 27. They did that. Free software. Ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News, io sono Valerio e oggi vi porto questa notizia che ha a che fare con tutti quelli che utilizzano un VPN in maniera ordinaria come lo faccio io. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare, come al solito se siete nuovi o di ritorno di questo canale, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video che porto su questo canale. La CertIn, che sta per Indian Computer Emergency Response Team, è un'agenzia indiana che si occupa di cybersicurezza, ha emanato di recente una legge che da quello che ho capito entrerà in vigore al più presto, quindi entro la fine di questo mese, che obbliga le aziende, e quindi anche le aziende che offrono servizi di VPN, di loggare tutte le attività fatte dai loro utenti. E non solo di loggare tutte le attività che loro fanno, ma per tenerle per ben 5 anni. Così, se qualcuno dovesse commettere qualcosa di illegale, loro possono ottenere questi log per vedere cosa è successo. Ovviamente questa è una cosa encomiabile, diciamo, dal punto di vista della sicurezza da parte di questa agenzia. Tuttavia, loggare i dati delle attività degli utenti di queste VPN è una violazione del contratto, perché se io faccio una VPN per restare anonimo, voglio che l'azienda continui a offrirmi questo genere di servizio, anche perché è nel contratto. L'azienda HideMe, che offre VPN, ha definito questa legge una vergogna, perché loro sono un'azienda zero log, cioè loro non conservano alcun tipo di dato delle attività svolte dai loro utenti, e quindi, poiché loro sono fermamente convinti di questa politica zero log, loro dicono: noi stacchiamo i server e ce ne andiamo. Ma anche altre aziende stanno seguendo la stessa cosa, come vi dicevo, NordVPN, Surfshark, ExpressVPN, tutti stanno staccando i loro server in India. Tuttavia, questo non vuol dire che le aziende non potranno più offrire il servizio agli utenti indiani. Semplicemente che gli utenti al di fuori dell'India non potranno più beneficiare del servizio di VPN in India, cioè non possono più apparire come se fossero collegate dall'India. Queste aziende si aspettano un dietrofront all'ultimo minuto da parte dell'agenzia CertIn, però per il momento loro dicono: se la cosa resta così, noi stacchiamo i rubinetti, almeno per i server tenuti in India. Sempre rimanendo in mondo del VPN, Netflix, che di recente ha avuto una batosta per quanto riguarda il numero di utenti, sono sicuro che voi sappiate bene o male la discussione, però qualora non la sapeste vi do un piccolo contesto. Uno o due mesetti fa Netflix ha avuto il più grande calo di utenti della storia della sua piattaforma, e infatti a seguito di questa cosa, poiché hanno perso introiti, hanno tagliato un sacco di serie. Molte serie addirittura sono state strongate dalla prima stagione in poi, però fortunatamente almeno le mie serie preferite sono state confermate. Quella è la cosa importante. Netflix, a fronte di poter avviare a questa grossa perdita di introiti, perché comunque si parla di milioni di dollari, sta facendo delle manovre. Una manovra è quella di offrire un account più economico ma mettendo le pubblicità, e l'altra manovra, che è sempre per rimanere in tema VPN, è che, diciamo, vuole disabilitare l'utilizzo delle VPN. Perché chi utilizza le VPN può far sì che la sua connessione avvenga da un altro punto del pianeta, tipo negli Stati Uniti, così da fregare tra virgolette Netflix e accedere al catalogo dei contenuti Netflix US, anche se effettivamente stiamo nel Burundi. Seppur questa cosa non è illegale di per sé, è comunque una violazione del contratto con Netflix, perché non si potrebbe fare. Il motivo per cui questa cosa non si può fare è perché Netflix per ogni stato ha le licenze sui contenuti. Quindi ecco perché magari in Italia possiamo vedere Ritorno al Futuro e io nel Regno Unito non riesco a vederlo. Io mi ricordo che Ritorno al Futuro c'era in Italia su Netflix. Spero che non l'hanno tolto. Ora, il modo con cui Netflix riuscirà a fare sta cosa ancora non è ben chiara. Io posso dire che tuttora funziona. Quindi riesco a utilizzare la mia VPN, accedere ad altri cataloghi di altri stati e farmi i cazzi miei. Speriamo che Netflix non guardi questo video e mi chiude i rubinetti. Benissimo pinguini, voi tutta questa storia delle VPN, cosa ne pensate? Prima di tutto, voi la utilizzate? Fatemi sapere la vostra esperienza nei commenti. E prima di concludere vi voglio ringraziare per aver guardato questo video. Lasciate un like se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima, ciao!